In verità dovevo pubblicare questo video già qualche mese fa, quando uscì il primo trailer del Corvo, del nuovo reboot del Corvo, con un attore che sembra un trapper e che secondo me non ha nulla a che vedere con il protagonista del Corvo, ma mi riferisco a quello del fumetto, perché dovete sapere che alcuni hanno avuto addirittura il coraggio di dire che in fondo quest'attore anzi, il look dell'attore nel nuovo film comunque ispira al personaggio del fumetto di James O'Barr, ma non è così. Alcuni hanno detto poi che già all'epoca il primo Corvo interpretato da il grande Brandon Lee era differente dal protagonista che vediamo nel fumetto di James O'Barr, ma mi viene da dire, ma che cavolo state dicendo? Ecco il fumetto di James Hobart, lo vedete? Guardate il protagonista. Lire 2000. Cioè, appartiene davvero agli anni 90. C'erano ancora le lire. E il protagonista, certo, non era uguale a Brandon Lee, ma comunque guardate il look. Vi ricorda qualcosa questa immagine? Sicuramente avete visto l'immagine del film di Brandon Lee in questa posa. Ecco l'immagine, ma voi mi dovete dire, il protagonista che hanno scelto per il Corvo 2024, ma cosa ha in comune con il personaggio del fumetto di James Hobart? Praticamente nulla. Ho letto che il regista voleva interpretare un po' a modo suo il Corvo, però secondo me, come un film cult degli anni 90, cioè il Corvo, non dovrebbe essere toccato. Ma c'era davvero l'esigenza di fare un nuovo Corvo? Poi, in fondo, diciamoci la verità, già non tanto il Corvo 2, ma il 3, il 4, se non mi sbaglio ci fu anche il 5, furono dei film di serie B, rovinarono la nomea di questo film. E per chi ha più di 40 anni come me, il vero Corvo è Brandon Lee. È vero, non sapremo mai se questo film è diventato leggendario per la tragedia che colpì Brandon Lee, però i fatti sono questi. E per me il Corvo è davvero difficile da reinterpretare e da portare al cinema, perché o ne facevano uno simile, però poi sarebbe stata una brutta copia, perché comunque l'attore non sarebbe mai stato Brandon Lee, oppure uno completamente diverso come questo, perché sembra più un film di John Wick, e poi casualmente lo hanno chiamato Il Corvo, il reboot. Il film si è incentrato molto sulla loro storia d'amore. Tra l'altro non vedo il look del Corvo in molte scene, lo vedo quasi alla fine, ma non assomiglia assolutamente a quel look che ci aveva abituato il primo film. Poi secondo me l'attore è troppo diverso, non ha proprio i canoni per interpretare il Corvo. Sembra un trapper, ma lo hanno detto tutti. Magari hanno provato con questo look per dare un tocco più moderno al film, ma secondo me il bello del Corvo erano proprio le ambientazioni dark, l'atmosfera onirica, insomma tutti quei dettagli che hanno portato il Corvo a diventare un film noir. Questo film è troppo luminoso per i miei gusti, ma anche per chi ha visto il primo Corvo. Poi anche i cattivi sembrano più delle gang, ma non hanno nulla a che fare con i cattivi del primo Corvo, che erano molto caratteristici e anche abbastanza cattivi. Ci fecero vivere la violenza che subì la fidanzata di Eric, e lì ti portavi comunque quella rabbia dentro che giustificava le azioni vendicative del protagonista verso i cattivi. Poi non parliamo della colonna sonora, che all'epoca fu curata dai Cure. Insomma, si è capito che questa trasposizione del Corvo si tratta solo di una manovra commerciale, e per alcuni fan questo reboot è visto come una sorta di sacrilegio. Nel primo film, dove tra l'altro pioveva, c'era la mitica frase che diceva "non può piovere per sempre", cosa che manca in questo film. E dicevo, nel primo film si respirava quella tristezza che troviamo anche nelle
illustrazioni di James Hobart, cosa che non troviamo in questo film, ma già, ripeto, dall'illuminazione che è molto più viva. Mentre nel primo Corvo si respirava quell'ambientazione dark che, secondo me, era anche un po' ispirata ai film di Tim Burton, dove, se ci fate caso, l'ambientazione sono un po' quelle, un po' come il primo Batman. Voglio anche aggiungere che anche nel primo Corvo furono eliminati alcuni dettagli che troviamo solo nel fumetto, però secondo me il primo film ha il merito di aver fatto conoscere la storia del corvo e comunque l'ha fatta sua. Cioè, quando nella mente parliamo del corvo, non ti viene in mente il personaggio del secondo film, il terzo, il quarto e via dicendo, e sicuramente nemmeno questo del 2024, ma ti viene in mente Brandon Lee. Sono curioso di sapere il vostro pensiero, fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti al canale, non dimenticate di farlo e non dimenticate di lasciare un bel like. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!